La crisi e il caro energia mettono in difficoltà anche le scuole. I dirigenti scolastici, ma anche la provincia dell'Aquila, bocciano la settimana corta come soluzione ipotizzata per tagliare le spese nelle scuole. Alcuni territori stanno pensando a come fronteggiare, istituendo la settimana corta da lunedì al venerdì, ma nell'Aquilano questa ipotesi non piace. Nelle scuole superiori 20-18.000 studenti non subiranno cambi di orario, modifiche salvo eccezioni. La provincia ovviamente spera di non vedersi raddoppiate le cifre per le utenze. La spesa annua oggi sostenuta in genere è di 1,5 milioni di euro per gas e luce nelle scuole di competenza. Per Caruso la spesa potrebbe però raddoppiare vista la situazione entro la fine dell'anno. La provincia farà però di tutto per assicurare i servizi agli studenti anche a costo di sacrifici, così dice il presidente. Per le aree montane però la soluzione della settimana corta per Caruso non è affatto idonea, in quanto non si possono spegnere per 2 giorni i termosifoni, altrimenti le temperature scenderebbero troppo, come non si possono rivedere gli orari delle lezioni perché poi si dovrebbero riorganizzare ovviamente pure i trasporti. Il problema del caro energia ci ha già riguardato nella fase di coda dell'inverno e della primavera. Abbiamo avuto dei costi importanti. La provincia dell'Aquila partiva da un dato che era dello scorso anno di 1.170.000 euro. Abbiamo già dovuto sostenere 2.200.000 euro di spese per l'energia, soprattutto il combustibile per le scuole. Avremo sicuramente un dato ulteriormente in salita per questo prossimo anno, che noi pensiamo di poter sostenere senza ricorrere a misure straordinarie, a cambi di orario o a turnazioni intensive, diciamo, che prevederebbero la giornata piena. È un po' l'orientamento che abbiamo assunto in questa prima fase, tenuto conto ancora che abbiamo con ANCI e UPI abbiamo chiesto al governo un sostegno di 350 milioni di euro proprio per far fronte al caro bollette. Speriamo davvero che ci arrivi questo sostegno per poi quindi affrontare nella normalità possibile questa prossima stagione invernale, quindi garantire un anno scolastico nella regolarità, come tutti ci chiedono, come i genitori vogliono, quindi senza sconvolgimenti né per gli alunni, né per le famiglie e né per il corpo docente, che sarebbe parimenti interessato. E sulla stessa lunghezza d'onda sono i presidi delle scuole. Non è affatto semplice riorganizzare gli istituti, anche perché ogni scuola ha le sue diverse esigenze. Peraltro, in questo scenario va considerato che c'è il personale ausiliario, tecnico, amministrativo, che lavora comunque pure il sabato. Per altri presidi, la settimana corta in un territorio caratterizzato da tanto pendolarismo andrebbe ad incidere negativamente sulla qualità della vita degli studenti.